Con il tempo in questo modo avremo una razza di uomini stupendi. Non ci sarà molta musica, molta cultura, come. Ma avremo una razza di uomini lisci. Al Teatro Petrarca di Arezzo la prima ed unica data in Toscana dello spettacolo Chi ha paura di Virginia Woolf, una produzione del Teatro Stabile dell'Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cuccinelli. Uno spettacolo che ruota proprio attorno al suo stesso titolo, Who's Afraid of the Big Bad Wolf, ovvero Chi ha paura del lupo cattivo. La paura del lupo, di quel lupo che fin da piccoli è fuori dalla porta pronto a sbranarci, pronto a punirci nel momento in cui non stiamo nelle regole che la società ci impone. Uno spettacolo che riporta lo spettatore, ancora una volta, alla drammaturgia americana. Una nuova avventura, un testo realistico, ma che diventa visionario per la potenza del linguaggio e per la maniacalità della punteggiatura. Virginia Woolf è presente nei due protagonisti che fanno da specchio alla giovane coppia scelta come sacrificio di questo violentissimo e disperato amore. Ed è proprio quello che fa fare Elby ai suoi protagonisti, prende spunto da questa frase della Woolf, Joe de Massacre, e porta questa coppia, ormai morente, a inventare un figlio mai esistito per ricrearsi e per restare in vita. Per Arezzo, un nuovo successo per la stagione teatrale al Teatro Petrarca.